becomes reality. Imprinted 4 centuries ago in the clay. Precious evidence of the creative moment in which a work of art is born. The fingerprints of Gian Lorenzo Bernini, leader of Baroque Rome. An incredible and unmistakable signature of the father of the colonnade of St. Peter's Square. They are clearly visible on one of the 7 extremely rare clay models produced for the altar of the chair and for the Blessed Sacrament Chapel in the Vatican Basilica. Prima della complicata e difficile fusione in bronzo, Bernini realizzò questi modelli con un duplice scopo, quello di provare in situ l'opera, quindi per verificarne le proporzioni, e quello di creare le forme per la fusione, un'operazione quest'ultima particolarmente delicata che generalmente comportava la distruzione del modello. È per questo che queste opere, oggi conservate nella Pinacoteca Vaticana, sono una rara, anzi direi rarissima, testimonianza della pratica artistica del Seicento. These 7 fragile, delicate, rare, priceless models, 5 angelic creatures and the heads of 2 fathers of the church, are composed of clay, hay, nails, and twine. Cracks in the clay reveal a bundle of vine branches and vegetable fibers. They may have come from the vineyards and farms that surrounded Vatican Hill at the time. Il restauro è partito anche dalla realizzazione di un cantiere a vista, è stato il primo cantiere a vista dei Musei Vaticani. Fu deciso di sistemarlo in una zona che fosse visibile ai turisti, proprio per vedere il restauro in corso in tutte le sue fasi. Il cantiere è stato dotato di tutte le norme di sicurezza, cioè gli allarmi, il condizionamento climatico e una rampa d'accesso che potesse facilmente far traslare le opere al suo interno. Una delle difficoltà maggiori di questo restauro è stato dato dal materiale costitutivo, perché l'impasto della creta con la paglia è un impasto crudo, quindi non sottoposto alla cottura, ad un consolidamento tramite la cottura. Preliminare all'intervento di restauro è stato fatto un trattamento di disinfestazione anossica, che consiste nel sottoporre le opere ad un ambiente chiuso, dal quale viene sottratto l'ossigeno e messo azoto. The iron cores within the angels also underwent an intervention to stabilize them and slow down the corrosion and deterioration process. But the greatest emotion came with the discovery of some clearly visible fingerprints on the cheek of St. John Chrysostom. Non ti aspetti di trovare delle impronte digitali così ben conservate. Sicuramente Bernini ci lavorò direttamente e quindi è molto probabile che siano le sue. Design, sketches, drafts. Complex is the process that led to the incredibly picturesque gold and bronze structure that is the chair of St. Peter. A highly symbolic monument, it had to contain the first pope's wooden throne like a reliquary. Le 2 coppie di angeli, una più grande e una più piccola, testimoniano che anche un grande come Gian Lorenzo Bernini ha potuto sbagliare. La prima coppia di angeli, quella più piccola, fu infatti provata in situ e nel verificarne le proporzioni lo stesso Bernini si accorse che erano troppo piccole e decise di realizzare una seconda versione che ingrandì di circa un terzo, modificandone anche le movenze. Within the 17th century St. Peter's Basilica, the greatest sculptors and architects crossed paths. Among them were Bernini and his rival, Alessandro Algardi. 2 distinct styles, the same creative process. Also made of a mixture of clay and hay on an iron structure is the extremely rare model of the Alamandini crucifix, conserved out of view in the Vatican Museum storerooms, created by Algardi for the bronze casting of a work that has gone lost.
Generalmente gli artisti conservavano il modello fino alla buona riuscita della fusione in bronzo. Per il crocifisso dell'Algardi si parla di un'altra storia. Per la sua bellezza, o forse per altri motivi, fu mantenuto, dipinto a cera e utilizzato come opera d'arte autonoma, esposto nella chiesa di Santa Marta in Vaticano. Questo ne ha consentito la sopravvivenza fino ad oggi. Contemplation and prayer flow spontaneously at the feet of Christ's immobile body and the slight movement of the loincloth. Already back in the 17th century, the many admirers of this work of art did not think it daring to compare the style used by Algardi in this sublime reflection of the salvific beauty of the Son of God to the perfection of the Hellenistic sculptor Lysippus.